Bella a tutti ragazzi, qui è Tolafra che vi parla, oggi siamo tornati con un nuovo video. Vi spiego il perché del titolo esperimento, ci metterò un po', quindi ascoltatemi perché è molto importante. Allora, sto portando video di Clash Royale da un anno e passa, ma è da un bel po' che non porto gameplay puri. Per gameplay puri cosa intendo? Dei video gameplay in cui inizio a registrare dall'inizio alla fine, tranquillamente porto dei gameplay, attacchi in scalata oppure che ne so, tornei, vi mostro dei mazzi, vi faccio vedere che sclero e perdo, perché io non sono un pro player, questo lo sapete e ve lo metto subito in chiaro, e è semplice gameplay così. Quindi avevo pensato, ci sono due giorni alla settimana, il mercoledì e il sabato, in cui io generalmente non carico video. Volevo portare in questi due giorni, se riesco, ovviamente con tempo permettendo eccetera, dei video gameplay semplicissimi, in cui faccio dei gameplay proprio banali, anche perché ultimamente sono impegnato tantissimo con la maturità, quindi portare dei video troppo complicati in cui mi perdo ore e ore di montaggio ce la faccio, ma molto molto difficilmente. Quindi ve li porterò sicuramente, ma facendo un po' più di fatica. Quindi se ho degli spazi, piuttosto che lasciarvi dei buchi, che lasciare dei buchi al canale non mi piace, preferisco portarvi dei video di questo tipo, che non sono dei tappabuchi, ma sono dei video molto molto semplici in cui voglio anche confrontarmi con voi, in cui voglio divertirmi. Non so se avete presenti Gaming Molt, Nicky Knight, ma anche lo stesso Ciccio Gamer in Italia, porta dei video semplicissimi, fa un quarto d'ora, 10 minuti, 20 minuti, quello che è, di gameplay, provando un mazzo, facendo la scalata, vince qualche partita, ne perde qualcuna, giusto così, proprio per avere un qualcosa di semplice da portarvi, ma che vi possa anche intrattenere, piuttosto che lasciarvi senza, e anche per appunto dimostrare come, nonostante tutti gli impegni, cerchi anche di impegnarmi. Quindi il proposito di questa di questo esperimento è questo: cercare di portarvi dei video quando posso, quando riesco, quando ho voglia di giocare mi metto anche a registrarlo e ve li porto assieme. Quindi proveremo oggi un mazzo, che è il mazzo seguente. Vado subito a fare il gameplay perché non ho voglia di aspettare troppo. Siamo a 3811 mi sembra trofei, e siamo contro un livello 11. Questo mazzo è un mazzo log bait. Log bait in teoria, cioè in pratica, devo ancora bene imparare, cioè devo ancora imparare bene ad utilizzarlo. Qui non so perché abbia utilizzato la Valchiria da quella parte, ma sinceramente poco me ne sbatte. Se... ah ok, va col drago, perché altrimenti avremmo potuto fargli un male canchero. Con la Valchiria sì, possiamo fargli assolutamente male. Lì aspettiamo che ci targhetti la torre e buttiamo giù il domatore. E poi gli andiamo anche così. E andiamo ancora col barile goblin. Purtroppo quella principessa lì ci farà sicuramente male, ma il barile goblin è stato sganciato dietro. Vedete che infatti la principessa non lo riesce a colpire. Principessa e coso, evito di utilizzarla veleno perché in difesa ho abbastanza truppe da permettermi una difesa alquanto decente. Quindi abbiamo portato la torre a 210, direi di andare con... ah merda, ecco, questa non me l'aspettavo perché... assolutamente. Ok, ho usato la scarica. Per fortuna ho utilizzato la scarica lì, quindi riusciamo quantomeno a fargli un po' di male a questo bagarospo. Però vedete che ci ha devastato. Ovviamente commentare un gameplay e al tempo stesso concentrarsi, giocare bene, è difficile, non è impossibile, è difficile. Però diciamo che non è semplicissimo. Ovviamente poi sono su computer, quindi questo non lo dico per giustificarmi, assolutamente no. Lì mi sa che non c'era neanche bisogno, però nel caso sganci il cavaliere, almeno abbiamo la sicurezza di buttargli giù la torre. Di qui andrà col domatore? No, preferisce difendersi col cavaliere, scelta che non so perché lui abbia fatto. Andiamo ancora con la torre infernale, che sappiamo che se ci zappa la torre infernale, quantomeno abbiamo la possibilità di salvare i nostri belli scheletrini. Palla di fuoco, quindi io andrei con una tronco di qua, anche se non ricordo, avrei barbari scelti, suppongo, esatto, barbari scelti. La palla di fuoco ci ha buttato giù la torre, ma noi abbiamo la possibilità di fargli sicuramente male. Qui utilizzerà la scarica, non penso, ok, l'ha utilizzata, come non detto. Barile goblin, e vediamo se riusciamo a fargli un po' di male. Vabbè, ora va con un push abbastanza pesante e utilizzerà probabilmente la principessa per... no, utilizza i barbari scelti. Quindi gli sganciamo di qua perché la Valchiria almeno fa fatica a colpirceli. E in più andiamo da questa parte e di qua con lo stregone elettrico. Ok, riesce a farci molto male, ma se noi riusciamo ad andare da questa parte con i nostri bei goblin, riusciamo a fargli male anche noi. Quindi
Un avveleno giusto per mettere le cose in chiaro e per iniziare a fargli un po' di male. Qui non so perché abbia sganciato i barbari scelti, voleva cogliermi di sorpresa probabilmente, ma non ce l'ha fatta. Andiamo con il nostro... Oh, ha sganciato una scarica che non doveva assolutamente sganciare perché, come avete visto... Ok, minatore e non lo ferma più nessuno. Domatore, scusate. Non lo ferma più nessuno, basta un colpo e la torre va giù. Prima partita vinta. Allora, ho sbagliato diverse cose e questo ne sono consapevole, quindi... Qual è la cosa bella di questo mazzo? Che non costa tantissimo, 3.5 di elisir. Domatore purtroppo non te lo dono. Però potrei fare una cosa. Visto che ci sono le battaglie tra clan, perché no? Portiamo anche una battaglia tra clan. Quindi andiamo ad utilizzare un mazzo che prima mi è fruttato molto, perché anche questo costa 3.4 e nelle battaglie da clan funziona abbastanza bene. Set online, speriamo che qualcuno accetti. Brembo richiede domatore, magari che mi accetta la richiesta lo stesso Brembo, che è Giorgio. Purtroppo non c'è nessuno che mi caga, quindi direi di annullare e andare avanti. Quindi appena qualcuno scriverà in chat, vabbè, questo mazzo non lo provo, tengo ancora questo. Non è facilissimo da usare, cioè bisogna entrare un attimo nell'ottica che questo qui sia un mazzo log bait, quindi puntato principalmente o log o zap bait, quindi puntato principalmente sul far perdere la tronco all'amico Johnny lì. Qui proprio un pelo di ratto, cioè c'è mancato. Questo sgancio di truppa è stato una cosa assurdamente schifosa. Cioè, ero convinto che il mio bastardello lì desse un'occhiata, ma ovviamente non se l'è cagato nemmeno di striscio. Quindi andiamo con... ok, lì ce l'ha a livello 11, non so perché... Agli sgherri per fermarmi la cosa, vabbè, c'è di peggio. Veleno qua in maniera tale da liberarci subito di questi sgherri, visto che non avevo altre truppe per fermarli se non la Gang Goblin, ma mi è arrivata dopo. Ho fatto un errore madornale da questa parte, sganciare così male una truppa mi è costato la vita, cioè mi è costato metà torre praticamente. Ora ovviamente lui va così, a me servirebbe far ciclare per fare un po' di circle per il carissimo amico Johnny. Andiamo anche di qua. Le prendiamo abbastanza forti e una torre è già andata. Tutta colpa di un errore molto molto stupido, cioè bastava sganciare un attimo quello stregone lì, però vabbè, non bisogna piangersi addosso, alla fine Clash Royale è anche questo. Quindi da questa parte possiamo fargli un po' di male, perché andiamogli con un avveleno in maniera tale che si sgancia... Ah, è Barbari Scelti. Barbari Scelti, carta molto molto buona contro il domatore. Ovviamente ci va in perdita, ma i Barbari Scelti riescono a fare un male che... Non voglio perdere il mio stregone elettrico, quindi decido di fare così. Andiamo col barile Goblin e andiamo anche... avrà gli sgherri probabilmente. No, si prova a difendersi in una maniera abbastanza strana. Quindi utilizziamo la torre infernale, così si sgancia il suo amico. Ok, vediamo qua. Qui, le fiammelline ovviamente sono riuscite a farmi giù quello che volevano. Qui purtroppo, ok, le fiammelline si concentrano qua. Tronco, ma la vedo dura. Ok, dai, dobbiamo difenderci, dobbiamo riuscire. Abbiamo 14 secondi, la veleno l'ho sganciata malissimo. Cioè questa partita, regà, è andata di un male che la metà bastava. 7 secondi, vediamo cosa fa. No. 3, 2, 1. Si è difeso bene, ma me la sono giocata davvero malissimo. E vabbè, perdiamo altri 29 trofei, quindi siamo praticamente al punto di prima. No, siamo saliti di 2 coppe, vediamo se qualcuno accetta. Sì, Mastro Redentore accetta la battaglia, cioè invia una battaglia, quindi possiamo subito entrare. Vediamo un'occhiata al suo mazzo. Sembra un graveyard con il Prince. Un Prince Graveyard, Bowler, eccetera, eccetera, deck con il drago, io suppongo. Andiamogli così, giusto per partire con un po' di barili goblin. Anche loro vanno col barile goblin. Barile goblin, un deep goblin barrel.
barile goblin abbastanza profondo. Tronco nel caso... Ok, questa combo, raga, cimitero e domatore è funzionata abbastanza bene, se non per il fatto che ha sganciato comunque delle truppe molto ostiche. Il nostro stregone elettrico si è impegnato molto e ci ha dato una grande mano. A parte questo, siamo riusciti a tenere in vita anche discretamente la torre. Direi di... Ho paura che facciano un attacco bastardo, quindi andiamo da questa parte. E difatti l'attacco bastardo è arrivato, ma lui ha un bowler che riesce... Cioè, non so se avete notato l'indecisione del domatore. Io qui non vorrei neanche mettere troppa roba, piuttosto vado con un barile easy. Non ho tenuto in mente di cosa ci avesse counterato prima con le frecce. No, non ci ha counterato con le frecce. Ok, c'ha la veleno lui. E andiamo dietro al bowler con un bel domatore, sperando che non abbia nulla per... Ok, due colpi. Il terzo colpo gli arriva, quindi va giù easy. Ora si tratta di difendersi. Ok, barrel goblin. Non so se la... No, qui non l'ha lanciato deep, l'ha lanciato normale. Per deep si intende ovviamente profondo, per quelli che masticano un po' meno l'inglese, ma non c'è tanto da fare gli acculturati qua, perché se le prendiamo, le prendiamo in ogni caso. Quindi... ok, sono curioso di sapere come faccio qua, se non con una veleno. Vediamo se con una veleno riusciamo a fargli un po' di danno. Barile goblin, avrà le frecce, non lo so. Naked goblin barrel, cioè nudo praticamente. E vabbè, vediamo. Questa è dura. Questa è dura da difendersi. Ah beh, c'ha la veleno il nostro compare. Il nostro compagno c'ha la veleno. Qui non penso che... Vabbè, non stavo dicendo, non penso che ci facciano troppo danno, ma il danno ce l'hanno fatto. Tronco, nel caso sganci qualcosa di impervio, perfetto. Il nostro domatore non è resistito tanto da fargli il male desiderato, ma se andiamo con un veleno qua, quando tornano indietro si prendono le botte. Ok, voglio tenerli un po' occupati, perché altrimenti ci fanno del male e il male ci arriva, ma... Se li tengo occupati da questa parte, li attiro da questa parte, probabilmente non ci arrivano. Qua, scarica, 2-1. 125 di vita la torre. Avremmo assolutamente perso la torre se non avesse intervenuto... Cioè, se non fosse intervenuto lo stregone elettrico proprio così sul più bello, a distrarre le truppe. E niente, dopo aver fatto questo scontro direi di fare un'altra battaglia, a vedere se riusciamo a salire da queste 3813. Non sono mai riuscito a superare le 3900 coppe, cioè no, 3900 sì, le 4000 coppe non sono mai arrivato in Lega, quindi se ci riuscissi portandovi anche un video assieme sarebbe il top. Vediamo se qui riusciamo. Ok, il barile bastardo, quel cagnetto lì di uno scheletrino. Ho piazzato storto la cosa, vero? Devo capire che mazzo ha. Sicuramente la scelta di utilizzare questa torre inferno storta mi è costata diversi danni alla torre, perché avrei perso la torre inferno piuttosto per salvare il tizio lì. Veleno, perché il coso lì mi preoccupa. Poi non riesco a capire neanche perché lui sganci subito così. Ok, vediamo se riusciamo. Non ci credo che non ha fatto giù il moschettiere. Cioè, non ha fatto giù il moschettiere. Tronco. Vediamo se con la tronco è... sarà gestita bene. Questa qui, questa tornado qua, è una delle cose più micidiali che possa esistere, perché mi attiva la torre e mi fa perdere un fracco. Anche qui torre inferno tirata malissimo, ma farà il suo lavoro di fare un po' di male al domatore. Due colpi, ce li pigliamo. Ok, non sta andando bene, raga. Anche questa, purtroppo, si fa fatica col mouse. Cioè, voi non avete idea, se non giocate su BlueStack, ovviamente, non avete idea di che fatica si faccia. Io non vedo l'ora che mi arrivi il tablet. Vabbè, spariamocelo così e vediamo se riusciamo con un veleno a evitare che...
Ok, che mi dia troppo fastidio. Se appena mi arriva il tablet, io faccio i salti di gioia perché ovviamente la mano che mi dà un tablet è assurda. Per fortuna. Ah, merda. Ok, dai. Ok, la tronco l'ha utilizzata. Ok, sono riuscito a distrarlo ed era quello che mi serviva. Lui mi attira da quella parte, ma non riesce ad attirare tutti i miei cosi. Invece sì, ci riesce. Cioè, è riuscito a farmi un male atroce. Vediamo se riusciamo. Va con una predictive log, ma non ce la fa. Non ce la fa con questo log predizione. Ce la fa con il suo moschettiere, ma non penso che riesca a proteggerlo da questa. Ok, è riuscito, perfetto, ma non ci riesce assolutamente il. Ah, cazzo! Ok, 2 secondi, 1 secondo. Stavo dicendo, non riesce a proteggersi dal tronco, però, torre intoccata da questa parte. Lui ha utilizzato il tronco, quindi andrò indubbiamente con questo e anche il barile Goblin. Non dovrebbe riuscire. Ah no, però c'ha ovviamente l'amica lì, l'amica Chips. Ok. Ha utilizzato ancora il tronco, quindi non avrà a disposizione il suo carissimo tronco contro la mia torre inferno. Ha utilizzato anche la scarica, cioè la palla di fuoco, scusate. Quindi noi possiamo andare di scarica prepotente. Andiamo con la gang. Andiamo con il domatore. Lui utilizza ancora una volta molto sapientemente, ovviamente, la sua tornado. Stregone elettrico riesce a darci una mano. Il domatore che colpisce incessante. La battaglia sta per terminare. Va col domatore, ma non ce la fa. E neanche noi riusciamo a vincere questa partita. Beh. Ok, prova un colpo assurdo, ovviamente. Scontro terminato. Dice, ci ha fatto sudare un po' le penne dell'inferno all'inizio. Speravo di vincerla, però no. Andiamo avanti con un'altra battaglia nella scalata, nella ladder. Vediamo se Karkan degli Italy Gamers, quindi un italiano, riuscirà o no a farci retrocedere, cioè farci perdere dei trofei. Potrei partire di prepotenza e poi andare. Ok, ovviamente il tronco. Ecco, eccolo il gigante royale. Il gigante royale è una carta che dà altamente una rottura di cazzo assurda. E questo è normale. Devo capire come difendermi. Ovviamente con la torre inferno, ma se non si ha a disposizione la torre inferno, so cazzi amari. Se riesco in questa mossa. Se non ha la tronco, ok. La usiamo noi la tronco. Non vado a fargli danno alla torre, ma sicuramente se la sente, perché tutti questi colpi ha tutti i goblin caduti. La torre inferno devo assolutamente tenerla e qui non ci sono cazzi che tengono. Se lui va col gigante royale e riesce a farmi il male che desidera con il suo gigante e con quelle fiammelline lì, noi siamo nella cacca fino alle gengive. Quindi aspettiamo qua. Ok, cambiamogli il target in maniera tale che targetti la nostra torre. Ma l'ho spostato. Sono stato un assurdo deficiente che l'ha spostato. E ovviamente lui è uscito dal target della nostra torre. Tronco. Questa tronco l'ha sentita. Questa tronco l'ha sentita perché gli ha buttato giù praticamente, non so, una roba tipo 6 elisir. E devo andare con l'avveleno anche adesso. Purtroppo questi 2 colpi li devo prendere, ma non ho alternative. Ora che ho in circolo il caro amico lì col gigante royale. Lo stregone elettrico col gigante royale. Posso andare così. Andiamo di scarica. Andiamo con gli scheletrini. Questa me l'ha fatta lui. Questa me l'ha fatta lui. Andiamo con una tronco. Anche questa però, anche questa l'ha sentita, regà. Anche questa l'ha sentita. E infatti gli va giù la torre. Devo riuscire a difendermi in 30 secondi. Devo assolutamente fare qualcosa per difendermi. Vediamo se riesco. Scarica per rallentarlo. Scarica per rallentarlo. Scarica per rallentarlo. Un colpo lo tira. Vediamo se riusciamo.
Ok, ok. Oh, ce l'ha fatta. 8 secondi. Andiamo con una tronco di qua, in maniera tale da proteggersi da questi bagarospi. Scarica. Cioè, pioggia di frecce. Ed ora andrà con un gigante royale in mezzo, appena ne ha la possibilità. Esatto. Ma noi abbiamo la torre infernale e riusciamo a fargli targettare questa. Vediamo se... Ok, ok. Il suo gigante royale non ci ha fatto il male che lui desiderava. Va con una... Oh, oddio, oddio, come ha fatto? Come ha fatto il domatore a non concentrarsi sulla... Come ha fatto il domatore a non concentrarsi sulla sua cazzo di fornace? Lo sa solo lui. 25 secondi, ok. Andiamo di qua. Andiamo con un goblin. Andiamo col barile goblin. Andiamo. Domatore. E se riesco a buttargli giù anche gli scheletrini è nella merda. È nella merda. Ma no, no, no. 6 secondi, 5, 4. È questa, regà. Questo è un altro pareggio. È un altro pareggio che segna la fine di questo video, di questi gameplay. Purtroppo non ci siamo mossi. Abbiamo fatto più 2. Quindi il bilancio di tutto questo gameplay è un più 2 e una chest gratis da aprire. Proprio easy peasy. Doniamo la cura, regà, dato la fra è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento, scrivendomi dei nuovi mazzi da provare, io li proverò in scalata, nei tornei, in qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Dato la fra è tutto, ci vediamo alla prossima, bella.